Grazie al successo, fatto registrare nella prima edizione, anche quest'anno torna il Master di primo livello in Economia e Management delle imprese cooperative, organizzato dall'Università d'Annunzio Chieti Pescara con Lega Coop Abruzzo ed il sostegno di Coop Fond. I lavori sono stati coordinati dal professor Antonio Gitto, coordinatore del Master. Questo percorso, è stato detto, vuole formare imprenditori e manager per il mondo cooperativo, guardando al futuro. Professor Gitto, partiamo subito da questa seconda edizione di questo Master. A chi è rivolto e con quali finalità? È un Master di primo livello in economia e management delle imprese cooperative. È rivolto quindi a laureati triennali che hanno interesse ad approcciarsi al mondo della cooperazione e delle cooperative in particolare. L'obiettivo del Master è quello di creare imprenditori, manager specializzati che possano contribuire allo sviluppo non soltanto delle imprese cooperative, ma ovviamente in particolare poi all'economia del nostro territorio. Professore, è stato detto che sarà un Master multidisciplinare, perché? È un Master multidisciplinare perché oggi, affinché le persone possano essere formate, è necessaria una conoscenza di più discipline. Serve l'economia aziendale, serve l'economia, serve il diritto, ma servono anche, come dire, materie con un approccio, anche se volete, più vicino al sociale, quindi anche la sociologia, una conoscenza particolare del mondo degli appalti, quindi servono tantissime conoscenze oggi per gestire le aziende. Siccome vogliamo creare questi manager delle imprese cooperative, ovviamente la multidisciplinarità è fondamentale. Il Master, ha sottolineato Luca Mazzali, presidente di Lega Coop Abruzzo, ha lo scopo di formare la figura professionale del manager delle imprese cooperative, capace di condurle con un'alta competenza professionale e in grado di guidarle verso percorsi innovativi e di sostenibilità. Il corso corrisponde all'obiettivo di promuovere e diffondere la cultura e l'imprenditorialità cooperativa, fornendo agli studenti gli strumenti necessari per comprendere e gestire le peculiarità dell'impresa cooperativa. Intanto siamo molto contenti di aver presentato oggi la seconda edizione del Master, perché questo significa e certifica che la prima edizione è stato un successo e ha creato i presupposti perché si possa andare avanti rispetto a questa esperienza. Ringrazio l'Università degli Studi di Pescara che ci ha supportato, quindi è stata molto sensibile quando abbiamo proposto questa iniziativa. Ora la sfida è di estenderlo il più possibile anche ad altre associazioni, oltre a Lega Coop Abruzzo, perché diventi un'opportunità per tutti coloro che lavorano nel mondo della cooperazione. Ecco, il Master ha proprio questo scopo, di formare la figura professionale del manager delle imprese cooperative, e apre degli sbocchi professionali interessanti anche per il coinvolgimento delle tante imprese del settore. Ma sì, allora la cooperazione è un sistema molto, molto presente nella nostra regione, in generale nella nostra nazione. Aggiungo che noi siamo imprese in forma cooperativa e come tale abbiamo bisogno di manager che siano in grado di sostenere lo sviluppo, la gestione e le opportunità che quotidianamente si presentano. Quindi noi crediamo che ci siano dei tanti spazi per giovani che si vogliono affacciare al nostro mondo. Ecco, il successo della prima edizione è confortato anche dal coinvolgimento degli ordini professionali dei commercialisti di Chieti Pescara, che hanno dato anche il loro contributo. Sì, perché spesse volte, ecco, è importante definire che quando qualcuno si avvicina al mondo delle professioni e professionisti, gli viene indicata come strada per intraprendere una nuova impresa quello della SRL piuttosto che altre società di capitali. Esiste una forma nobile che coinvolge direttamente le persone e dà valore al lavoro delle persone, che è quello della cooperativa, e quindi credo che sia importante che questa vicinanza per promuovere il nostro modello. Professore, le imprese cooperative chiedono sempre maggior professionalità e il Master di primo livello va proprio in questa direzione. Assolutamente sì, il Master di primo livello in management delle imprese cooperative è un master che arricchisce l'offerta formativa del Dipartimento di Economia Aziendale e permette sostanzialmente, o meglio, l'obiettivo è quello di fornire agli studenti o comunque ai discenti di questo master gli strumenti utili per poter gestire al meglio le imprese cooperative nelle diverse aree, nelle diverse funzioni, tenendo sempre in considerazione anche le dinamicità del mercato in cui sia le imprese
tradizionali, così come anche quelle cooperative, si trovano a dover diciamo, svolgere le proprie attività. In particolare le sfide che diciamo, del momento sono relative a tutte le dimensioni legate alla sostenibilità economica, ambientale e sociale, di cui in realtà le cooperative integrano già alcuni di questi valori, e poi tutto ciò che riguarda gli aspetti della transizione digitale. Presidente, nel corso della cerimonia di presentazione sono state consegnate le prime due borse di studio intitolate all'imprenditore Roberto Falà, prematuramente scomparso, una figura importante che ha dato molto in questo settore. Sì, noi siamo oramai alla terza edizione di queste borse di studio. Diciamo che Roberto Falà, che è stato vicepresidente di Legacoop, una figura importante che col suo esempio insomma, ha dato lustro al nostro movimento, ci ricorda, e nella sua borsa di studio ricorda appunto il valore della cooperazione come modello di realizzazione nel pieno rispetto delle norme, delle persone e dei valori che rappresentiamo. Presidente, nel corso della cerimonia lei ha tenuto a presentare anche il bando per sostenere le imprese nel settore della digitalizzazione. Accusiamo ancora molti ritardi. Ma insomma, da uno studio di settore che abbiamo fatto, abbiamo verificato che il 78% delle imprese cooperative hanno dei ritardi quando concerne la digitalizzazione. Noi abbiamo promosso questo bando che verrà pubblicato il 2 maggio, che andrà proprio a verificare quel livello di digitalizzazione e fabbisogni delle nostre cooperative. Ne verranno individuate 20 e su questi 20 daremo il nostro supporto per iniziare a colmare quel gap e quindi connettere le nostre cooperative nel miglior modo al mondo circostante. Per concludere, per tornare al Master, Presidente, sono state tenute anche le esigenze dei partecipanti con orari e frequentazioni che possano conciliare le diverse necessità. Allora, questo è un Master che si rivolge a studenti, a chi si è appena laureato e voglia insomma, approfondire il proprio percorso di studi, ma anche a persone che lavorano, che sono in possesso di una laurea triennale o magistrale, e quindi per consentire a questi lavoratori di partecipare si è deciso di svolgere le lezioni il venerdì pomeriggio e sabato mattina, ma anche con la formula online, quindi insomma è possibile collegarsi e non solo la presenza. L'approccio multidisciplinare del Master, è stato detto ancora, permette di acquisire competenze di carattere economico-aziendale, manageriale e giuridico, coniugandole con il rispetto dei tipici valori del sistema cooperativo e dello scambio mutualistico. La figura professionale formata dal corso può trovare sbocco nel panorama cooperativo italiano con ruoli apicali e di governance, con un'apertura all'internazionalizzazione. In particolare, esso si pone l'obiettivo di formare le figure di responsabili amministrativi, finanziari di controllo di gestione e commerciali. Per concludere, Presidente, lei ha tenuto una sorta di lezione questa mattina, nel corso della quale ha illustrato anche tanti successi ottenuti dalle imprese cooperative. Questa mattina abbiamo parlato in particolare insomma, dell'impresa che ora rappresento, che è Adelo, che è un'impresa insomma, di successo, la più grossa impresa cooperativa che abbiamo in Abruzzo, che quest'anno supererà i 100 milioni di euro, ma proprio per rappresentare come anche attraverso la forma cooperativa sia possibile raggiungere dei risultati importanti, dare lavoro, creare ricchezza sul territorio, dare sicurezza ai propri soci lavoratori nel pieno rispetto delle regole. Questa è la cosa per noi importante. E poi, professore, c'è la disponibilità di molte imprese coinvolte in questo progetto che potranno dare sbocchi futuri anche a livello professionale? Sì, assolutamente sì. Il Dipartimento di Economia Aziendale, che è il dipartimento che si è fatto carico dell'organizzazione di questo Master con la collaborazione della Lega Coop Abruzzo, ha un panel importante di aziende che sostanzialmente favoriscono intanto il tirocinio formativo dei ragazzi che parteciperanno al Master e poi anche una possibilità occupazionale. Naturalmente il nostro primo riferimento in questo caso sono le aziende cooperative, le imprese cooperative. Per gli studenti meritevoli c'è anche la possibilità di avere un supporto.
Sì, per gli studenti meritevoli c'è la possibilità di avere un supporto, è un supporto che è offerto appunto da cooperative che hanno deciso di mettere a disposizione delle risorse per finanziare parte del costo che i ragazzi altrimenti dovrebbero sostenere. Naturalmente queste borse sono a favore di quelli che sono stati ritenuti più meritevoli da una commissione che è stata individuata, non possiamo che essere grati a queste cooperative che mettono a disposizione anche queste risorse. Professore, per concludere, è un master a numero chiuso? Quanti sono i posti disponibili? E dunque, è un master a numero chiuso come tutti i master, naturalmente però un numero abbastanza elevato, come dire, di partecipanti, è possibile anzi un numero elevato di partecipanti perché tranquillamente è un master che può avere fino a 40 partecipanti, quindi è abbastanza ampio. Il fatto di essere arrivati alla seconda edizione testimonia anche la bontà della scelta fatta. Ma sì, l'anno scorso abbiamo iniziato questo percorso, eravamo abbastanza fiduciosi, i risultati ci hanno dato ragione, adesso vediamo come andrà quest'anno. Naturalmente siamo fiduciosi anche per quest'anno. Professore, parlando proprio del master, un master che avrà la durata di un anno, per poter accedere cosa si può fare e soprattutto quali i contributi che fornirà? Allora, il master è un master di primo livello, quindi il requisito fondamentale è avere una laurea triennale. E nulla toglie ovviamente agli studenti di una laurea magistrale di potersi iscrivere. È della durata di un anno, coinvolge i discenti, visto che è pensato anche a degli studenti lavoratori, l'obiettivo è di erogare l'attività didattica nei periodi o diciamo negli orari e nelle giornate che sono maggiormente compatibili con quelli che sono gli impegni lavorativi, quindi l'obiettivo è quello, cioè la struttura è organizzata sostanzialmente con due interventi formativi, due lezioni alla settimana, pomeriggio di venerdì e mattina del sabato. E, gli elementi o i temi che vengono affrontati all'interno del master in realtà coprono verosimilmente tutti gli argomenti che vengono solitamente coperti da una laurea magistrale in economia e management con un taglio specifico sulle cooperative, cioè che integrano sostanzialmente nell'affrontare le diverse tematiche le peculiarità derivanti appunto da una forma organizzativa quale quella delle cooperative. Ma è la soddisfazione dei bisogni economici.